Bentrovati. Nel tutorial che segue andremo a parlare di bordi elastici. Questo che vi sto mostrando adesso è un bordo elastico lavorato con la tecnica dell'uncinetto classico ed è un bordo lavorato in costa 1-1 con la maglia bassa. Di questo trovate già il tutorial sul canale, mentre nel tutorial che segue vi vado a spiegare la lavorazione di un bordo in costa con la tecnica dell'uncinetto tunisino. Il bordo in questione è questo. Sia per questo bordo che per questo lavorato con la tecnica dell'uncinetto classico, l'altezza è data dalle catenelle di partenza che noi decidiamo di andare a lavorare. La doppiezza del filato è la stessa, vedete, ma io ho usato due uncinetti differenti per avere la stessa morbidezza ed elasticità, vedete? Perché sappiamo che l'uncinetto con la tecnica tunisina viene molto più compatto e quindi in genere si va ad usare un uncinetto di numero maggiore di 1, 2, due numeri, a differenza di quello che andremmo ad usare normalmente per il filato in questione. Questo giallo io l'ho lavorato con l'uncinetto del 4,5, mentre questo verde con la tecnica tunisina l'ho lavorato con l'uncinetto del 6. Per avere gli stessi centimetri invece, questo verde è stato lavorato su una base di 9 catenelle, mentre questo giallo è stato lavorato su una base di 12 catenelle. In tutte e due le lavorazioni, attenzione a non perdere i punti. È una lavorazione ingannevole. Il mio consiglio è quello di contare sempre i punti nei giri successivi, di modo che alla fine della vostra lavorazione avrete gli stessi punti con i quali avete iniziato. Vi vado a mostrare la lavorazione del bordo. Ho già avviato le mie 9 catenelle. Questo è un campione che naturalmente andremo a fare e partiamo con la lavorazione con la tecnica tunisina. A partire dalla seconda catenella dall'uncinetto, la sola entreremo qui e andiamo ad estrarre la solina, una per ogni catenella a disposizione. Il bordo lo andiamo ad iniziare con un giro di punto base tunisi. Quindi andremo a lavorare un giro completo in andata e ritorno. Terminato di caricare i nostri punti, estraggo l'ultimo e li andiamo a scaricare. Il bordo si compone di due giri completi, un giro a punto base, il giro successivo a punto rovescio. Di tutti e due i punti trovate i tutorial sul canale nella playlist dedicata ai punti della tecnica tunisina. Lavorato il nostro giro completo d'inizio a punto tunisi, partiamo con il secondo giro che andremo a lavorare a punto rovescio. Il punto di margine non lo consideriamo, quindi non verrà lavorato se non per gli aumenti e quindi non è questo il caso. Porto il filo sul davanti, entro nella barretta verticale del punto successivo e vado a lavorare il punto rovescio. E continuo caricando tutti i punti che ho nel rigo sottostante.
uno per ogni barretta verticale che si è venuta a formare nel giro d'inizio. Il punto di margine lo andiamo a lavorare come siamo soliti fare, entrando in tutte e due le asoline che lo compongono, e quella anteriore e quella posteriore. Partiamo con lo scarico dei punti per andare a completare il secondo giro, che vi ricordo abbiamo lavorato a punto rovescio. E questa è tutta la lavorazione che noi dovremmo andare a ripetere. Dal terzo giro cominceremo di nuovo con lavorare il primo giro, che è appunto tunisi base. Quindi lo andremo a lavorare sul dritto del lavoro, entrando semplicemente nelle barrette verticali e andando ad estrarre la solina che lasceremo in sospeso sull'uncinetto. Il punto di margine, sempre prendendo le due asoline, e andiamo a scaricare. Abbiamo terminato il terzo giro. Il quarto giro lo andiamo a lavorare a punto rovescio e così via. Andremo ad alternare un giro dritto e un giro rovescio per tutta la lunghezza che a noi occorre. Punto di margine. E andiamo ad effettuare lo scarico. L'effetto finale che noi avremo è questo, una sorta di zig zag tipo spina di pesce, vedete, in rilievo. Questo è il fronte e questo è il retro. Non è un punto quindi reversibile, ma è bello da entrambe le parti. Mi auguro che anche questa volta il tutorial sia stato di vostro gradimento. Se non lo avete fatto, vi invito ad iscrivervi al canale, lasciatemi un like e condividete.